Il Santo Padre, sedetevi per favore, quelle dei corridoi, lì al fondo sono sedie, proclamerà il decreto di approvazione delle celebrazioni contenute nel direttorio catechetico del cammino neocatecumenale. È una grande gioia per noi. Cardinale Cañizares. E anche, grazie, Maria. Suo arrivo, Monsignor Clemens, a nome del Pontificio Consiglio per i Laici, ci ha letto il decreto di approvazione di quelle celebrazioni. Cari fratelli e sorelle, anche quest'anno ho la gioia di potervi incontrare e condividere con voi questo momento di invio per la missione. Un saluto particolare a Chico Arguello, a Carmen Hernandez e a Don Mario Pezzi e un affettuoso. E un affettuoso saluto a tutti voi, sacerdoti, seminaristi, famiglie, formatori e membri del cammino neocatecumenale. La vostra presenza oggi è una testimonianza visibile del vostro gioioso impegno di vivere la fede in comunione con tutta la Chiesa e con il successore di Pietro. Manda i tuoi operai perché sia annunziato il Vangelo ad ogni creatura. Il tuo popolo, radunato dalla parola di vita e plasmato dalla forza dei sacramenti. Preghiera del nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.